Ecco, in questa meditazione ritorniamo con un leggero approfondimento a rispondere alla domanda come si fa, come possiamo fare a sviluppare una vita spirituale profonda, forte, all'altezza dei tempi di oggi. Ecco, riprendo e sviluppo un po' le risposte che abbiamo già dato alcuni giorni fa. Il primo passo è sviluppare una invocazione profonda, continua, sia comunitaria che personale allo Spirito Santo. Imparare a invocare lo Spirito Santo, a desiderarlo, a chiedere il suo aiuto. Questo soprattutto insieme agli altri in comunità, ma anche personalmente. Secondo passo è di decidersi di nuovo di amare nello Spirito Santo, che vuol dire amare con la forza che viene da Lui, con l'intenzione pura che Lui mette nel nostro cuore, quindi per far piacere a Dio, non per interessi umani. Ecco, amare perché questo ci mette in sintonia con la presenza e l'opera dello Spirito Santo in noi. Se noi abbiamo una forte mancanza di perdono, una chiusura, una grande impurità, una ruberia, questo è un respingere lo Spirito Santo nella nostra vita, opporsi. Ecco, viceversa, quando noi ci sforziamo di amare, anche se in modo imperfetto, con tante cadute, con tante all'inizio chiusure, andiamo in una accoglienza a fatti dello Spirito Santo. Ecco, invochiamo con la preghiera, ma questo non basta, bisogna volerlo profondamente con la condotta di vita corrispondente a Lui, a questo amare che Lui vuole darci nel cuore. Poi abbiamo anche detto già l'altra volta che un metodo un po', diciamo, quasi scientifico, un po' sofisticato di ottenere lo Spirito Santo, avere una vita spirituale profonda, partecipare a quello che potremmo chiamare il carisma di Sant'Ignazio di Loyola, che a volte viene detto anche comunemente degli esercizi spirituali, imparare questi esercizi metodici che lui ha tanto sperimentato per sé, ha dato agli altri, ha anche suscitato nella Chiesa tante guide per poter dare questi esercizi. Anche io recentemente, nel mese di novembre, ho avuto anche una nuova occasione di fare questi esercizi proprio con il metodo di Sant'Ignazio, visto che possono aiutare tanto nel mondo di oggi. Noi oggi amiamo tanto le cose scientifiche, diciamo così, come si dice, i centri di eccellenza per tante cose, gli esercizi spirituali fatti bene sono di questo livello un po' speciale. Ecco. Voglio aggiungere una cosa che prendo dalla prima lettura di oggi, la prima lettura dalla prima lettera di San Giovanni, capitolo 4, versetto 12, c'ha queste parole: se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. Diciamo una volta. Se ci amiamo gli uni e gli altri, Dio rimane in noi. Ancora una volta. Se ci Se ci amiamo amiamo gli uni gli gli uni e gli altri, altri, Dio rimane in questa è noi. una parola bellissima, non solo per la comunione con Dio, ma anche per un cristianesimo rinnovato, profondo, forte. Verso cui vorremmo andare gradualmente. Perché? Perché mette in rilievo la presenza di Dio in noi attraverso il comandamento nuovo che Gesù ci ha dato. Quest'amore reciproco, amarci tra di noi come Lui ci ha amato. Questo è il comandamento centrale del Vangelo ed è un termometro di misura dell'autenticità della fede in Gesù. Ecco, e quest'amore reciproco ovviamente non si può fare da soli. Prima abbiamo parlato che lo Spirito Santo viene in noi se amiamo, quello è già un buon punto di partenza, ma quell'amore spesso noi lo rivolgiamo a persone che non sono in grado di ricambiare quest'amore, perché non hanno la fede, hanno l'egoismo, vivono per i fatti loro, eccetera. Quindi
Questo è un amore discendente, diciamo così, come quello di un genitore verso i figli. Però questo non basta per una vita cristiana autentica. La vita cristiana ha bisogno dell'amore reciproco, che è quello della Trinità. È un amore che va e che viene, che va e che viene, con quelli che possono amare, è così, che hanno la fede in Gesù. Il cristianesimo risuscita autentico ogni volta che questo comando di Gesù si realizza bene. Quindi anche nella nostra ricerca di una vita spirituale profonda diamo anche spazio e importanza a quest'amore reciproco. Dobbiamo cercare quelle persone fuori di casa oppure in famiglia, meglio se possibile, che hanno questa volontà, questa chiamata di vivere la fede cristiana autenticamente, viverla nella sua dimensione comunitaria. E oggi dobbiamo un po' cercarlo questo, perché in tante parti il cristianesimo si è mondanizzato un po' o molto, cioè è caduto di nuovo nell'individualismo, una forma quasi di religione self-service, dove tu vai a prendere un po' di preghiera, di consolazione, ma senza una vita comunitaria intensa, senza la fraternità. Ecco, quindi andiamo avanti riflettendo un po' su questo, perché il Signore ci dia una nuova vita spirituale più profonda, e poi così il Signore farà il resto. Diciamo questa preghiera allo Spirito Santo, che è anche un impegno. Spirito di santità, facci santi, presto santi e grandi santi. Spirito di santità, facci santi, presto santi e grandi santi. Spirito di santità, facci santi, presto santi e grandi santi. Donaci una santità di popolo. Donaci una santità di popolo. Perché diventiamo un popolo di santi. Ecco, fin qui abbiamo pregato. Adesso facciamo un altro passo, facciamo una promessa allo Spirito Santo. Se vogliamo una vita spirituale profonda non basta l'invocazione, dobbiamo promettere, prendere un impegno, che è questo. Santo Spirito, prometto di amare con la tua forza. Cercherò di amare secondo il comandamento dell'amore reciproco. Cercherò di amare secondo il comandamento dell'amore reciproco. Amen. Amen. Ecco, adesso vi rinnovo la benedizione. Il Signore sia con voi. Padre Santo, ti ringrazio che ci dai questo nuovo 9 di gennaio, questo nuovo giorno. E voglio che possiamo fare un bel passo avanti verso di te, verso gli altri, la missione che tu ci hai dato. E ti ringrazio che ci dai questo giorno e questa grazia nuova. Voglio, Signore, chiederti per questi fratelli e sorelle di fede che possano spendere bene questo giorno, vivere per te, Signore, non per la loro gloria umana, ma per la tua gloria immortale, Signore. Fa che possano crescere. Ti affido anche le loro famiglie, i loro figli. Abbi misericordia, Signore, di tante difficoltà di questo tempo. Per questo li benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa sera abbiamo ancora la grazia della scuola di preghiera, che comincerà alle ore 21 puntuale. Siamo convocati dalle 8:30 in poi per stare un po' insieme, per scambiare due parole, per fare qualche passo verso questa fraternità. Stasera poi faremo diverse cose, due in particolare. Una è che ci sarà un'introduzione, un esercizio della preghiera del respiro, e dell'introduzione a una preghiera più profonda, di cui abbiamo fatto un saggio queste sere con alcuni di voi, ho visto che può fare tanto frutto. Poi faremo ancora una preghiera per il rapporto genitori-figli, perché il Signore ci aiuti a risanare le ferite e anche a rinnovare questi rapporti così importanti nel nostro cammino. Vi auguro una santa giornata e vi aspetto questa sera, quelli che potete venire.